Adesso come lunghezza? Non vi so dire. E siamo arrivati nella fattoria di Mon Is. Adesso è il turno di Claudia, ragazzi, guardatela che sta entrando. Dal produttore al consumatore. Degli abitatori qui, ovviamente. Occhio! Dai, scemo! Attenzione, attenzione, non è finita qua perché. Buongiorno, buongiorno. Bentornati qua in Danimarca. Porca miseria, che tempo! Ci siamo lasciati nell'ultimo video. Stavamo facendo un aperitivo e si stava bene. Ci svegliamo oggi che sta piovendo, c'è un vento della miseria. Siamo al porto dove ci siamo lasciati l'ultima volta, come state vedendo dalla mappa. Abbiamo dormito in quello spot lì senza nessun tipo di problema, anzi, abbiamo dormito da Dio. Però purtroppo stanotte e anche adesso sta piovendo. Il mare è un bel po' agitatello. Siamo spostati da dove eravamo sulla spiaggia, camper parcheggiato qua dietro. Infatti, come state vedendo dalla mappa, stiamo per andare a visitare il paesino che c'è proprio qui, che è il paesino di Stage, paese principale di tutta qua l'isola di Mon. Un'isola, come stiamo vedendo, molto integrata con il discorso della natura, allo stesso tempo molto tranquilla. Ma buongiorno, amici! C'è un po' di vento oggi, Claudia? C'è un po' di vento, ma questo non ci impedirà di andare a visitare questo paesino. No, che poi ci va di fortuna perché prima stava piovendo quando ci siamo sì, svegliati. e poi le nuvole se ne sono andate, è uscito il sole. Infatti, come potete vedere, là è il parcheggio. Girando subito l'angolino, ci troviamo subito nelle strade principali del paese. Che poi, tra l'altro, è lo stesso paesino che abbiamo incrociato quando siamo arrivati ieri per la prima volta. Solamente che ieri ci siamo proprio passati, abbiamo fatto qualche ripresa dal camper. Invece, adesso facciamo proprio effettivamente due passi. Altra cosa interessante che ci tengo a farvi vedere, visto che ce lo stiamo chiedendo da giorni io e Claudia, vedendo tutte le case che stiamo vedendo lungo il tragitto, alcune belle, alcune meno belle, alcune grandi, alcune meno grandi, però siamo capitati davanti ad un'agenzia immobiliare. Quindi vediamo un po' su larga scala una media dei prezzi relativi alla zona e soprattutto relativi all'immobile. Partiamo subito con questa, non so se si vede, c'è un pochino di riflesso. Villa di 235 metri quadri con 1751 metri quadri di giardino e costa 1.195.000 corone, che con il cambio attuale, adesso vediamo, 160.000 euro. Poi passiamo a questa qui che costa 3.195.000 5.000 corone, 428.000 euro. Sì, ma fermi, abbiamo 190 metri quadri di casa, quasi 17.000, 16.877 metri quadri di terreno, cioè quindi praticamente la piantagione. Se no, passiamo a questa, che tra l'altro è la stessa raffigurata nella pubblicità sul cartellone, la possiamo vedere anche da qua che non c'è il riflesso: 6 milioni e 500.000 che equivalgono a 871.000 euro. Ma anche qua abbiamo 250 metri quadri e 2 mila metri quadri di giardino e direi che è fatta davvero davvero bene. Ecco, questa potrebbe essere una di quelle che noi abbiamo visto sulla strada con tutto il tetto in paglia, carine, belle. Per poi dopo passiamo di categoria, questa senza giardino, siamo sui 470.000 corone che equivalgono a 66.000 euro, un po' più piccolina, però sono 88 metri quadri, quindi capite bene anche il prezzo, però diciamo che sono tutti in un contesto tranquillo. Poi ovvio che anche qua dipende la zona, l'anno, i metri quadri, eccetera, 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 un po' come da noi, però ecco, una sorta di prezzo ce l'abbiamo di media. Poi camminando tra le viuzze sbuchiamo nella parte del porto, quindi sul mare, dove da qua vediamo anche il ponte che noi abbiamo fatto ieri per arrivare, che è proprio quel ponte lì. Là c'è anche una sorta appunto di ponticciolo con ristorante e caffè, dove c'è anche, sembra una botte, adesso proverò a zoomare, che sembra una sauna quasi, almeno quelle che avevamo visto anche in Norvegia. La striscia bianca qua che hanno lasciato non è molto bella da vedere, però ci abbiamo anche quella, pensate un po'.
E dopo il pranzetto, guardate la situazione, è tornato a diluviare tutto nero. Noi dobbiamo andare da quella parte lì, che però dovrebbe essere leggermente più chiara, quindi vediamo se ci va di fortuna. D'altronde sul tempo non ci possiamo fare nulla, dobbiamo solo sperare che vada bene, vabbè, è così. Dobbiamo trovare tra l'altro un carico d'acqua, perché abbiamo finito l'acqua nel primo serbatoio, quindi quello principale. Stiamo usando l'acqua del secondo, ecco, questo è un caro esempio di come il secondo serbatoio ci salva. Anche qua in Danimarca si sta rendendo utile, perché avevamo trovato degli scarichi per quanto riguarda le grigie, tombini, ma non un carico d'acqua. Quindi dobbiamo trovarlo, vediamo se sul tragitto riusciamo a beccare qualcosa, ma... comunque stiamo andando in un posto molto molto interessante, magari con qualcosa di buono da mangiare, quindi rimanete con noi perché ci sarà da divertirsi. Speriamo che il tempo ci grazie per almeno un altro quarto d'ora. Al momento non sta piovendo, perché siamo arrivati in un posto davvero davvero molto carino. Lasciamo il van parcheggiato qua, che c'è un enorme parcheggio, e siamo arrivati nella fattoria di Mon Is. Praticamente qui cosa fanno? Ci sono le muccone, vabbè, che producono latte logicamente, e da quel latte loro fanno i prodotti, quindi il gelato. Siamo venuti qua per assaggiare il gelato dal produttore al consumatore, e vediamo anche che altri tipi di prodotti ci sono, oltre ai formaggi e altre robe. Spettacolare, ragazzi, guardate qua come le tengono tutte qua dentro. È tutto molto pulito a primo impatto. Tra l'altro adesso hanno appena finito, ci avevano i distributori d'acqua che spruzzavano lì sopra per rendere il tutto un pochino un po' più fresco. Ed è tra l'altro enorme, perché davvero non so quanti metri quadri sono, ma è davvero tanto tanto grande, ma continua anche in quella direzione. Ecco, vedete che ve l'avevo appena detto, che spruzzano l'acqua. C'è il rullo per grattarsi. Sì. Ah, è vero, c'è anche il rullo là in fondo. Tutte intente. Ehi, e tu? Che colori che ha. Sì, poi linguona. Sì. E di latte sembra che ne abbiano un bel po'. E tu che ciuffette c'hai sopra la testolina, eh? Da questa parte invece, oltre a tutte le balle di fieno, abbiamo tutto un altro spazio, sì, con altre mucche, ma soprattutto qua, guardate qua cosa abbiamo, i vitellini. È tutto bello, sì? Però adesso mi devi portare dove si mangia, okay. Il gelato, voglio capire dove fanno, esatto, il gelato. Esatto, perché qua fanno il gelato proprio dal con latte? Il latte di queste mucche. Quindi direi di andare a provarlo, vediamo un po' tutto, com'è che si svolge la situazione, e poi mangiamo. Assaggiamo. Certo. Se no cosa siamo venuti qua a fare? Qua sul primo pallet abbiamo della farina di frumento in grano, e viene 2,55 kg corone. Se no possiamo trovare anche la farina di segale. Pensate un po' che ci fanno anche il sapone naturale, guardate un po' che roba. Oh, Claudio, questo è il mio momento, eh. Qua c'è tutto il gelato, guardate che roba. Oreo. Beh, quello lo prendiamo, già te lo Oreo. Dico. Oreo, poi c'è Baileys cacao. Sì, ananas, beh insomma ci sono un po' tutti i gusti. Mango, anche vedo giù di là c'è anche il mango. Nocciole, pistacchio. Vaniglia. Andiamo ad assaggiare, ci prendiamo un cono, o altrimenti prendiamo questo qua e poi man mano durante il viaggio ce lo pappiamo. Anche perché io ti ricordo che abbiamo preso il freezer, e questo, esatto, è uno dei motivi principali. Quindi vediamo di sfruttarlo. Le quantità sono 750 ml e uno viene 75 corone, se no prendendone tre sono 210 corone. Beh, conviene ovviamente prenderne tre, economicamente ti conviene. Sì, certo. Sì. Ovviamente abbiamo tutto il reparto del frigo con anche i formaggi, quindi per quelli di voi che sono per il discorso formaggio, qua c'è un po' l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Poi
Poi da notare anche questa postazione con l'estrattore per quanto riguarda il latte. Infatti prendete la vostra bottiglia di vetro, fate il vostro refill e andate a pagare in cassa. Gelatino preso, una bella coppetta con tre gusti: il cioccolato, il caramello salato e Oreo. 48 corone, che quante sono, Claudia? 6 euro e qualcosa. Sì, ok. Vabbè, dai, ci sta. Belle palle, cioè, comunque bello grande. Dai. Beh, dai, come quantità ce n'è, ragazzi? Sì, guardate qualche roba. Prima reazione, quello è cioccolato, eh? Buono. Essendo fatto con il loro latte, dovrebbe essere buono, eh? Buono. Quello cos'è? Caramello salato? Ci sta. Spezzica, questo è buonissimo. E Oreo è sotto. Ah, non ce la fai a pescarlo. Sì, questo qua, ok. Vai, pesca, pesca. Buono, eh? Buono. Vabbè, l'Oreo in generale, poi a chi piace, a me, con il mio preferito, ci sta. Caramello salato. Caramello è meglio? È top, sì. È top. Sì. Adesso tocca a me, ragazzi, proviamo. Mizzica, senti proprio il cioccolato. Non hai capito bene il sapore. Non c'entra niente con quelli che si comprano al supermercato. Caramello è buono. Cioè, sentite proprio il sale, lo zucchero, il caramello. E il latte. Il latte, sì, dico, si sentono tutti. Tutti i sapori ben distinti, capito? Non è tutto mischiato insieme. Sotto, vai, vai. L'Oreo peschiamolo. È meno strong l'Oreo, però anche lui è ben distinto come sapore, si sente. Cioè, non sono un po' come quelli che si trovano in giro, che diciamo che sono un po', non dico insipidi, ma che non hanno sapore, sì. Ecco. Ci gustiamo questo e poi dopo facciamo una bella scorpacciata di prodotti locali. Dai, siamo stati bravi, abbiamo preso uno di caramello salato, uno di cioccolato, l'altro di Oreo e poi abbiamo preso anche due bei pezzettoni di formaggio, che questo qua l'abbiamo provato ed è molto buono. Io avrei voluto prendere più gelato, però Claudia mi ha stroncato sul nascere. Niente, mi ha detto che a casa non ci sta la roba, quindi o così o così. Vabbè, dai, ce lo dobbiamo far bastare per allora. Sì, voglia. Beh, comunque posto super consigliato, quindi se passate di qua. E anche con i bambini, che è bello far vedere le mucche. Sì, merita davvero, oltre vabbè, la qualità dei prodotti. E quindi brava Claudia che hai trovato questo posto. E quindi segnatevi le coordinate, se passate dall'isola di Mon, passate anche sì, da... Carino, dai, sì. Dalla fattoria. Dalla fattoria. Ma buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno a tutti incappucciati, perché oggi fa veramente freddo e tira un'aria che rompe le scatole. Sì. Ma dove siamo, Claudio? Soprattutto conciato in questa maniera. Dove ci troviamo? Ci troviamo su una tomba di 6.000 anni fa. Sì, 6.000 anni fa più o meno, almeno dovrebbe risalire a quell'epoca lì. E dicono che era fatta per un re, ma la vera storia invece narra che era per un gigante, perché qua in Danimarca c'erano i giganti. Allora si credeva che, ci fossero giganti. Calcolate che l'epoca era l'epoca dell'agricoltura, era approdata appunto in Danimarca, e qua dentro o era una tomba o comunque magari ci vivevano, cioè comunque ci si riparavano, insomma. Molto molto interessante, adesso andremo a scoprirla all'interno, vediamo che cos'è che ci offre. Cosa troviamo? Magari dell'oro. Sì. Come no? Chi lo sa? L'hanno già preso l'oro, aspettavano noi. E comunque sì, ma attenzione, non è finita qua, perché ce n'è un'altra. Sì, andiamo a una scoperta, oggi è la scoperta un po' un mondo di quark, facciamo. L'altra volta la scoperta siamo delle tombe. L'altra volta siamo andati a caccia dei troll, questa volta andiamo a caccia dell'oro. Sì, esatto. Sì, come no, non troveremo tantissimo di oro. No, comunque trovate appunto questo posto qua sotto le coordinate, è praticamente immerso in mezzo ai campi. Sì, bello, c'è anche una bella view quando si arriva. Sì. Tutto terrazzato, come state vedendo dalle immagini, perché allora sì, l'avevano già pensata appunto su un paio di terrazze, prima o poi dopo di trovare tutta questa collina, insomma. Esatto, e quindi andiamo, dai. Andiamo a esplorare. Venite. Sto entrando letteralmente dentro, in questo momento sono in ginocchio, ovviamente non mi vedete, ma pensate che tutto questo è stato costruito 6.000 anni fa. Sono dentro, adesso come lunghezza?
non vi so dire quant'è, però sarà 1, 2, 3, 5 metri, 1,5 metri di larghezza. Spettacolo. Come potete vedere qui hanno messo dei rinforzi, se no non si poteva visitare, quindi sicuramente l'hanno messo in sicurezza. Però questa è una delle prime due entrate. Lì intorno ci sono dei piccoli lumini, ma non sono illuminati. Cioè, pensate come una volta hanno creato tutto questo. E guardate da dov'è che si passa per entrare. Tanta tanta roba. Adesso esco ed entro nell'altra entrata. Adesso è il turno di Claudia, ragazzi. Guardatela che sta andando. Com'è? Buio, fa caldo. Non guardare che è pieno di ragnatele intorno. Mamma, quanti ragni. E infatti, prosegui dritto. Non ti appoggiare da nessuna parte. Poi si allarga. Ok. Tu forse riesci a stare anche in piedi lì. Dai, dacci le tue impressioni. Non sono serpenti, no? No, no. Guardate Mac che intanto l'aspetta, giustamente. Cosa c'è? Praticamente qui dormivano. Questo qua in teoria è una tomba. Si presume che siano delle tombe che loro utilizzavano. Magari le utilizzavano anche per viverci dentro come riparo d'inverno. Certo. Visto che comunque ci troviamo in Danimarca, sicuramente 6.000 anni fa non c'era il clima che c'è adesso. Mi sento Indiana Jones. Vedi che ce la fai anche così. Sì. Così fai un po' di movimenti quadricipiti. Siccome già non li ho fatti. Vieni qua, dai. Ne ho fatti pochi. Sì, questa qui è totalmente chiusa. Sì, perché questa tomba, questo tumulo, questo nascondiglio era anche chiamato doppia entrata, perché come potete vedere ha una doppia entrata. E dopo un bel 5 minuti di strada, molto molto lontano dal posto dove eravamo prima, siamo arrivati in un altro posticino che qua ci sono non una ma ben due cose da vedere. La cosa buona è che qua parcheggiamo il camper in questo super parcheggino qui, tra l'altro qua dietro ci sono altri turisti e guardate un po' dietro di me, già c'è la prima cosa da andare a vedere, quindi anche qua molto pratico il discorso del parcheggio. E anche qua un'altra super struttura creata sempre nell'età della pietra, utilizzando appunto tutta la pietra. Qua c'è il conteggio per vedere quante persone passano all'anno, infatti possiamo notare qua che passano 1800 visitatori all'anno, leggermente diverso dall'altro che avevamo visto prima, più che altro perché qua i terrazzamenti non ci sono, è sostanzialmente una collina vera e propria dove si può girare intorno, ma qua abbiamo l'entrata principale. Altra differenza rispetto a prima, qua ne abbiamo solamente una, invece là ce n'erano due. Vai Claudia, ti sacrifichi tu? Yes. Vai. Qui teoricamente possiamo stare in piedi. Quasi. Quasi. Ma allora, oddio, in piedi? No. Meglio di prima. È molto più umida, pietre molto molto più grandi rispetto a quella, sì, di prima, né? Abbiamo anche degli abitatori qui, ovviamente. Occhio! Sembrerebbe la misura come erano quelle due lì assieme, solamente che qua sono comunicanti, invece là erano separate. Quindi qua ci viveva un altro gigante, si narra, giusto? Ma la lunghezza, se stava dentro sdraiato, ce l'aveva. E questa è tutta l'entrata. L'entrata di prima era pavimentata, sembrava. Sì, quasi. Mm-mm. Qua invece è tutta terra, infatti c'è fango. Ai due lati abbiamo comunque pietre molto molto più grosse. Sembra quasi, non dico fatta meglio, ma strutturalmente più lineare, ecco, insomma, passatemi il termine. Eccoci qua. Opa. Controlliamo. I ragni. Controlliamo se hai qualcosa dietro nel cappuccio, prima che ce la portiamo a casa. Però è davvero una tana a tutti gli effetti, o una tomba, bah, chi lo sa. Sono quelle cose che vengono riportate nella storia, però poi dopo la verità, ma sta sempre nel mezzo. Chi lo sa, chi lo sa. Anzi, vi lasciamo a voi la risposta nei commenti, quindi scriveteci secondo voi, secondo magari la vostra esperienza, magari alcuni di voi sono già stati qua, che cosa poteva essere proprio di preciso, chi è che ci aveva ragione. E poi attraversando la strada sempre nello stesso posto possiamo trovare un camminamento che ci porta alla seconda cosa interessante da vedere. Stone Age Cemetery. È un cimitero che risale sempre all'età della pietra. Fatto tutto di pietre con al centro la tomba principale. Sì, perché come abbiamo avuto anche modo l'anno scorso di vedere su in Norvegia, Svezia, se ne trovano parecchi di questi posti in tutto il nord, visto appunto la presenza vichinga nel tempo e soprattutto appunto tutto nell'età della pietra. C'è proprio il corridoio che si entra, spettacolo, come le avevano anche posizionate. E dopo c'è la tomba in mezzo. Visto
visto che siamo a 11,99 corone, direi di fare un bel pieno, visto che siamo un pochino sotto la metà. È il prezzo più basso che abbiamo incontrato fino ad oggi, che con il cambio attuale siamo 11,99 corone, siamo a 1,61 euro. Devo dire che comunque in tutto il viaggio il gasolio lo stiamo trovando non troppo caro, in linea con noi, confronto all'anno scorso che comunque è stato in Norvegia, Svezia e Finlandia non siamo mai scesi sotto 2,10 euro, 2,20 euro. Spendere 1,60 euro ci sta, non ti pesa neanche. Ci siamo spostate e siamo arrivati al punto di traghetto per andare dall'altra parte. Adesso vediamo quant'è il costo, perché noi l'abbiamo già visto online quant'è. Se è diverso lo compriamo su internet, che conviene. Mi parcheggio un secondo qua nella zona limitrofa. Campervan entro i 6 metri sono 301 corone, uguale a quello che abbiamo trovato su internet, quindi lo facciamo qua. Ci hanno dato due biglietti come l'ultima volta per andare sull'isola di Fano. Vedete, 301 corone, che col cambio attuale di oggi equivalgono più o meno a 40 euro. Ed è proprio qui, in questa isoletta sperduta, dove non c'è nulla se non campi agricoli, quindi un'isola prettamente sull'agricoltura, che abbiamo trovato un carico e scarico sia con acque nere ma soprattutto anche con acque grigie. Qua abbiamo il pozzetto, là ci sono dei posteggi per i camper, ma li troviamo anche dietro, tutto di lì dietro a me. Sostanzialmente siamo sul porto, là ci sono delle barche ormeggiate, abbiamo la canna per quanto riguarda il carico dell'acqua potabile, dopodiché abbiamo il posto per andare a scaricare la cassetta, quindi super, e poi dopo troviamo anche la canna per andare a sciacquare la nostra cassetta. Ci sono anche i WC abbastanza puliti, forse anche riscaldati d'inverno, ma si spera, con i lavandini. Adesso facciamo il tutto e poi dopo andiamo a trovarci un posticino, ne abbiamo trovati qualche uno sul mare, vediamo se sono accessibili e cos'è che si riesce a combinare, perché vorremmo rimanere fermi una giornata e mezza per godercela un po', perché fino adesso non ci siamo ancora fermati. Primo spot, ragazzi, l'avevamo trovato di fianco al faro, lì dietro c'è un faro dietro l'albero. Si procedeva su questa stradina e si arrivava sostanzialmente in questo piazzale che è giù là, praticamente sul mare, però come potete vedere c'è un birillo davanti che ci blocca la strada, quindi non so se sono quelli del posto o meno, ma non si può, non si può. Nulla, torniamo indietro, andiamo a vedere in un altro posto che ci siamo segnati e speriamo che sia fattibile, insomma, d'altronde girare e trovarli è anche questo. Quest'altro dove siamo arrivati, ragazzi, non è male, siamo direttamente sul mare. Là sopra, non so se vedete, ci sono dei radar e sono della marina militare, oltre al fatto che non si può far volare il drone, che vabbè, anche quello lì ok, però non si può stare qua, c'è scritto campeggio vietato. Noi non facciamo campeggio, rimaniamo dentro il camper, però è ovvio che avendo lì la marina potrebbe magari creare qualche problema, quindi per cui non c'è il 2 senza il 3, andiamo nel terzo, che teoricamente dovrebbe essere buono, quindi vediamo. E a 13 minuti da qua arriviamo alle 7:38. Stiamo arrivando in questo posto, ragazzi, in mezzo ai campi. Adesso sicuramente proverò a zoomare nel video, ma non si vedranno. Là c'è un gruppo di cerbiati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comunque sono, che adesso ci stanno guardando là in piedi. Non disturbiamoli, andiamo via, perché molto probabilmente lo spot, se accessibile, dovrebbe essere qua sulla sinistra che dà sul mare. Speriamo, incrociamo le dita. Niente, ragazzi, scappiamo anche da qua. Vabbè, scappiamo, ce ne andiamo, più che altro perché non è accessibile, c'è l'erba stralta, l'accesso sulla spiaggia non c'è. Infatti guardate, la situazione è questa e praticamente è tutto così, quindi non si riesce neanche ad arrivare sul mare, quindi è un po' inutile rimanere. Sì, sei nella natura, ma sostanzialmente non te la godi neanche. 1, 2, 3 e il 4 viene da sé, quindi andiamo al quarto spot. Ce la faranno i nostri eroi per il calare del sole riuscire ad arrivare? Chi lo sa? Il quarto ci ha portato fortuna, ragazzi. Mai demordere. Adesso capite dietro ogni volta gli spot da cercare, i posti da trovare, quanto lavoro c'è. A volte ci va di culo e li troviamo subito, invece a volte ci va un po' più di sfiga e dobbiamo stare dietro un po' di più, però poco importa. Camper parcheggiato qua dietro, sostanzialmente è uno spiazzo facile da arrivare con la stradina sterrata qua dietro. Qua dietro c'è una macchina con un ragazzo belga, quindi molto probabilmente starà qua a dormire. Però come vedete ci siamo messi qua, è totalmente vuoto, nessuno ci dovrebbe rompere le scatole, là ci sono delle case. E la cosa bella è che da questa parte abbiamo un camminamento che ci porta, guardate un po', direttamente sul mare. Da
da questa parte di qua c'è anche l'accesso per andare a mettere giù la barca. Pensate un po', guardate che roba, si può mettere giù la barca tranquillamente, andarsi a fare il proprio giro che si vuole.